Allora? Ah! E tu cosa fai lì in piedi? Indovina. Ti ho svegliata? Certo. Oh, meno male. Cosa? Sei contento di avermi svegliata? Ma no. Non volevi che restassi sveglia fino a quest'ora ad aspettarti? Ma no, Julie, dicevo meno male, perché se ti ho svegliata vuol dire che dormivi. Shh! Cosa c'è? Le 4:10. Perché 10? La pendola è indietro di 10 minuti. Ma io poco fa passavo davanti alla Garza Lazare ed era la... Mezzanotte? No, proprio mezzanotte no. E poi, Julie... Non eravamo d'accordo che sarei rientrato tardi. Andavo al ballo delle quattro arti. Non potevo venire via prima che cominciasse. Le quattro arti. Ma è un posto per te quello. Sono artisti, debosciati, morti di fame. Oddio. Ma che cosa avranno pensato di te? Te, un uomo sposato. Stai tranquilla. Nessuno si è occupato di me. Giulia, fai attenzione. Cosa c'è? L'ombrello sta inondando il tappeto della mamma. Ma cosa dici? Dove? Ma il cappello adesso, una grondaia. Oh, ecco. No. E levati l'impermeabile. Eh? Vuoi andare a dormire così? No, no. Oddio mio, Dio. Se tu ti vedessi in questo momento, ma sei orribile. Ha le calze, ma guarda le calze. Cosa c'è? Ho freddo. Certo, stai fuori casa tutta la notte. Oh, oh, che bello. Cosa fai? Oh, Julie, mi scaldo. Col caminetto spento? Oh. Oddio, come sei poco sensibile. Togliermi anche le più piccole illusioni. Proprio adesso che incominciavo a scaldarmi. Cosa? Ah, tu ti scaldi con le illusioni? E allora, mio caro, d'ora in avanti, per i tuoi calori, rivolgiti alle illusioni. Siamo sposati da 2 anni e già il signore pianta la moglie per andare al ballo delle quattro arti. Oddio, no, 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 Julie, io sono stanco. Oh, sonno. La scenata me la farai domattina. No, guarda, io non faccio nessuna scenata, sai.